Chiudere lanciando anche un messaggio a cui l'amministrazione tiene particolarmente legata, sicuramente a questi momenti di incontro, ma altrettanto ai momenti di solidarietà. Omar. Sì, grazie Diego, grazie mille. Buonasera, voglio ringraziare tutti quelli che ci sono ancora nel pomeriggio, sono passate molte persone, grazie di essere venuti, abbiamo visto anche tanti visitatori da fuori. La festa doveva essere ad aprile, poi per le brutte condizioni meteo siamo arrivati a giugno, ma comunque è riuscita bene, è venuta bene, tanta gente, tanti visitatori. La festa dell'anno, è importante dire anche perché facciamo la festa dell'anno. L'anno infatti è un pasticcino, un dolce, tipico borgotarese, è arrivato qui, poi racconta da meglio loro, tipico borgotarese in che senso? È tipico della zona, viene prodotto in questa zona di pasticceria, della zona lo trovate, voi lo trovate dalle altre parti. Non è nato qui, è arrivato qui circa un secolo fa, magari poi i pasticceri raccontano meglio, perché è curiosa e interessante anche la storia dell'anno, perché è un pasticcino con una storia particolare. Però lo vogliamo promuovere e abbiamo dedicato una festa d'anno proprio perché è una di quelle peculiarità enogastronomiche del nostro territorio, una peculiarità gastronomica che si può trovare nelle pasticcerie di qui, di Borgotaro, della nostra zona, un dolce particolarissimo, avete avuto oggi l'occasione di assaggiarlo e che pensiamo possa essere, insieme a tanti altri prodotti, uno dei traini per agganciare persone, portarle, incuriosirle e farle venire a Borgotaro e a visitare il nostro territorio, l'Avaltaro. Quindi davvero due parole così in generale per spiegare comunque anche l'importanza e perché facciamo la festa dell'anno. Poi la facciamo anche perché, cioè, lo spiegheranno meglio qui gli altri, anche un motivo di beneficenza importante da tanti anni che torna anche quest'anno. Adesso magari passo proprio la parola a chi fa gli anno, ai protagonisti veri della festa, perché la festa la fanno loro, la tesa non è nata tanti anni fa, la portano avanti loro, che sono i nostri due pasticceri di Borgotaro. Passo la parola a Giovanni Padolini. Grazie a tutti per essere venuti anche quest'anno. È per noi, come al solito, un'occasione di festa, un'occasione per trovarci insieme con Roberto, per ringraziare i nostri clienti dell'anno e tutto il paese. Non mi dilungo sulla storia dell'anno perché oramai credo che la sappiate più o meno tutti. L'unica cosa che ci potrà dire è che anche quest'anno riusciremo a dare un contributo sensibile a una causa abbastanza importante, non abbastanza importante, e quindi grazie a tutti voi. Un ringraziamento poi in particolare al recordman della giornata, Massimo Mongardini, che è riuscito a mangiare 22 anni. Quest'anno è stato lui il campione della festa dell'anno. E adesso vi lascio un saluto di Roberto. Niente, con Giovanni ringrazio tutti per la partecipazione, essere numerosi, anche persone che non abbiamo mai visto. Grazie di cuore e a posto così, grazie. Bene, grazie. E concludiamo questo saluto però ricordando e voglio sottolineare la sensibilità dei pasticceri che oltre a mettersi a disposizione per questa bella giornata, ormai da sempre tutte le occasioni della festa di Nau decidono di destinare in beneficenza il ricavato di questa giornata, e quest'anno hanno deciso di devolvere, hanno chiesto che il ricavato venga devoluto a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia, quindi meritano un grandissimo applauso. E ne approfitto per aggiungere su questo tema una volontà, una riflessione anche dell'amministrazione comunale.